Allora, prima che prenda la parola Andrea, due o tre informazioni, vi ringraziamo se silenziate o spegnete i cellulari. Brevemente parlerà Andrea, parlerò io, poi Luca e Maurizio, che ringrazio, vi tratterà dopo, potete fare le domande che volete. I libri sono a disposizione, sono 20 euro ciascuno e sono veramente interessantissimi, quindi se vi vuole non guadagniamo niente su questi libri, ma permette all'editoria non conforme di sopravvivere. Dopo Maurizio, dopo Andrea prenderò la parola due minuti io e poi lasceremo la parola agli oratori. Allora, grazie mille Enrico, grazie mille a tutti. Io non avrei dovuto intervenire, intervengo per i noti fatti che, insomma, di cui avete potuto leggere sui social. Devo dire che non ho mai visto una sala così piena di gente pericolosa, per cui appunto bisogna prendere misure straordinarie e vietargli delle sale. E quindi, insomma, effettivamente siamo un po' preoccupati. Peraltro, non so se avete visto, sono anche le forze dell'ordine, perché abbiamo dovuto obbligatoriamente introdurre del materiale molto pericoloso in questa sala, che è rappresentato da quelle cose quadrate in carta che si chiamano libri e hanno un contenuto pericolosissimo. Per chi ovviamente è nemico della cultura ed è nemico delle idee, sono l'arma più potente. Questa arma più potente è quella che ci permetterà, ci ha permesso e ci permetterà di combattere ovviamente chi vuole uniformare l'unica idea, cioè vuole formare, come dire, il mainstream, si vuole uniformare semplicemente a quella che è l'idea imperante, che vuole un certo tipo di pensiero, che vuole un certo tipo di iniziative, che preferisce non parlare di libri. La questione del fatto che ci sia stato impedito di utilizzare una sala comunale prenotata da più di un mese il giorno prima di una manifestazione è una questione vergognosa e chiaramente non finirà qua. Io però vi ringrazio davvero, perché se c'è una cosa che deve rimanere è una frase bellissima che ha scritto Barbara, tra l'altro, che la cultura non si censura, e credo che questa sia la dimostrazione migliore di oggi. Grazie a tutti. Allora, brevemente, come ha detto Andrea, e ringrazio Andrea, perché se oggi ci possiamo trovare qua è perché ho avuto veramente da lavorare con uno staff, Barbara, Luca e Andrea, che è stato efficientissimo. Ciascuno di noi ha potuto fare quello che doveva fare, l'ha fatto bene, e se oggi ci riuniamo e abbiamo tenuto duro è anche un po' a merito di questa unione che si è creata tra noi quattro. Devo ringraziare Andrea perché è stata veramente una cosa quasi divertente al momento in cui ci hanno voluto impedire le sale, l'ho seguito girare per gli uffici del comune, eccetera, il panico generale di tutte queste brave persone che non si aspettavano di vederci piombare nelle diverse sale. Lui è stato veramente eccezionale. I due libri che presentiamo oggi, che presenterà Maurizio Rossi, che è un oratore che ho già sentito più volte e che sono contentissimo di aver portato, perché mi ha affascinato fin dalla prima volta che l'avevo ascoltato, credo a Milano. E tra l'altro ti ho ascoltato sempre solo a Milano, perché le 2 o 3 volte che sono venuta a Milano. Sono due libri di cui uno è stato un libro fondamentale nella mia formazione ideologica, politica, chiamiamolo così, negli anni 70. Avevo assistito, nei miei vagabondaggi, a una conferenza di Jean Rapai a Bruxelles, in Belgio, a Liegi, adesso non mi ricordo più. E mi ricordo che già all'epoca, questa famosa conferenza, aveva avuto delle difficoltà a essere creata. E mi ricordo che sono entrato in una sala con la polizia fuori, antisommossa, centri sociali dell'epoca, come si chiamano centri sociali, che cercavano di impedire a Jean Raspail di fare la sua conferenza. E poi ovviamente ho comprato il libro, l'ho letto, sul momento l'ho preso proprio per una fiction, un romanzo normale in cui si parlava più o meno del problema dell'immigrazione. E poi anni dopo, 15 anni dopo, io stesso non ci credevo, che 15 anni dopo tutto quello che è scritto da Jean Raspail si è avverato, a cominciare dai barconi che arrivavano, a cominciare dai discorsi dei politici, della Chiesa, delle organizzazioni umanitarie, e tutto quanto si è avverato. E quindi mi sono detto, poi leggendo Guerriglia, sarà un altro libro, di un altro romanzo in cui qualcuno spiega più o meno quello che potrà essere il nostro futuro. E in effetti vedo che anche Guerriglia, a parte l'inizio che è un'ipotesi, tutto quello che sta succedendo attualmente Guerriglia lo descrive. Ecco, questi due libri sono stati fondamentali per me. Con Guerriglia
purtroppo l'ho letto molto più anziano, Jean Raspail ero molto più giovane, un po' disincantato, adesso comincio a diventare un po' cinico, però questi due libri sono veramente rivoluzionari. Penso che un giovane d'oggi dovrebbe ascoltare e leggere anche una cultura che, dei libri di una cultura che non è conforme, ed è terrificante come quando abbiamo voluto presentare questi libri il panico si è creato con gente che scriveva sui Facebook: è incredibile che i nostri giovani si facciano leggere libri di questo genere. Cioè, vogliamo che la nostra gioventù sia inquadrata semplicemente secondo un politicamente corretto e non gli si apra un po' la mente. E lo si vede ancora in questi giorni in cui c'è la famosa giornata della memoria, dove vedo dei giovani completamente abbruttiti dagli slogan che gli si rifila in testa e questi continuamente continuano a ripetere slogan detti dagli anziani, non hanno neanche il ribellismo che avevamo noi giovani all'epoca, in cui comunque a un certo punto ci ribellavamo i genitori, eccetera. Abbiamo una gioventù cloroformizzata. Ecco, se riuscite a fare leggere anche ai vostri figli uno di questi libri, forse c'è speranza che i vostri figli non siano cloroformizzati. Adesso lascio la parola ad Andrea e poi a Maurizio. A Luca. A Maurizio. Allora, visto che voi vi siete alzati, io rimango seduto perché così voglio rimanere fedele, voglio in linea con solidale con te, che tu rimarrai seduto, immagino, no? Ecco. Vi dico anche perché se sono in piedi io gesticolo troppo e ne va dell'incolumità di chi dice. Allora, quindi fondamentalmente questo. Allora, io volevo soltanto dire due parole. Il mio intervento cerca di essere il più breve possibile e ovviamente non vuole minimamente neanche portare via spazio a quello che è il vero intervento, che è quello che inizio. Voglio solo dire questo, un piccolo inquadramento dal punto di vista della ideologia, delle ideologie di base, che è un atto dovuto, soprattutto dopo quello che è la situazione di incidente diplomatico che si è creato con l'intervento dell'amministrazione comunale, quello che ha accennato Andrea. Allora, io vorrei soltanto dire questo, sinceramente non c'era, c'era sfuggito, e devo dire ce l'hanno ricordato loro, c'era sfuggito questa concomitanza tra la tua disponibilità a partecipare oggi, combinazione oggi, alla presentazione di questi libri, per la tua disponibilità e i tuoi impegni, e un evento così importante come il Giorno della Memoria. E non ci avevamo pensato, e però loro ce l'hanno ricordato. Allora, io che sono abituato a riflettere, a pensare e a dare un ricorso a quelli che sono gli elementi ideologici che costruiscono le scelte, gli avvenimenti della vita, io mi sono permesso di pensare che nulla succede per caso. E quindi anche oggi è successo così. Io personalmente ritengo di poter dire con tutta onestà intellettuale che il legame tra quello che è la presentazione di questi due libri con quello che è l'argomento che trattano e il Giorno della Memoria, io vi dico che lancio una sfida, io ritengo che ci sia invece una perfetta coerenza. Coerenza perché comunque il Giorno della Memoria, se è veramente Giorno della Memoria, vuol dire un giorno dedicato alla riflessione su un tema drammatico che poteva essere evitato attraverso un percorso di consapevolezza delle persone e di società, cosa che non è avvenuto per vari motivi che appartengono alla storia. Questo è una situazione che potrebbe di nuovo ricrearsi ed è per questo che si celebra oggi il Giorno della Memoria, perché ciò non avvenga più. Ma allora, se veramente l'obiettivo è questo, la coerenza ideologica di una società sana intellettualmente è quella di andare alla radice del problema. La radice del problema è veramente affrontarla con serietà, con una serietà, con un approfondimento, con un'elevazione che entra nel campo della filosofia e non si ferma al campo di una politica di basso livello. Quindi il pensare che la radice del problema sia il razzismo vuol dire fermarsi a metà strada, perché è vero, il razzismo è uno degli elementi che ha messo in moto l'evento drammatico di cui oggi si ricorda la storia. Ma il razzismo è un passaggio che però ha un a priori, ha qualcosa che è a monte del razzismo, che è l'humus che permette il razzismo e che è il caos. La dimensione del caos e insieme la dimensione della debolezza di una società
generano quelle che sono le condizioni ottimali perché aberrazioni umane e esagerazioni del pensiero umano trasformino la storia in drammi. Questa è una riflessione intelligente, questa è la riflessione matura di una società che ha il coraggio di affrontare la verità per quello che è. La verità, come dice Aristotele, per chi ha studiato greco e si ricorda il greco, scusatemi ma non voglio fare dell'erudizione, ma voglio semplicemente ricordare, lui dice «Pollakis lege taiton», cioè l'essere, la realtà si racconta in modo molteplice perché la realtà è complessa e questo approccio alla verità, parliamo di Aristotele, parliamo di Parmeni, parliamo di 2000-2500 anni fa, quando l'uomo già riusciva a ragionare e si costruiva il pensiero occidentale, è un approccio che prende tutti gli aspetti della verità. La verità o si conosce per intero o se no rimane solo un pezzo di verità. E la conoscere la verità per intero vuol dire conoscere anche quegli aspetti che sono quelli che possono essere più fastidiosi, quelli che possono essere più politicamente scorretti. Perché la verità è la comprensione della realtà. La comprensione, questo termine latino che vuol dire mettere, prendere insieme, cioè presuppone che ci siano vari elementi che devono essere raccolti. Quindi la verità deve abbracciare tutto l'arco del reale, tutta la realtà, andando a indagare anche quello che oggi, in nome di un politicamente corretto, non si può dire. Allora, oggi ci troviamo di fronte a una situazione che è una situazione importante. Non dico che diventerà qualcosa di drammatico. I romanzi la raccontano sotto questo punto di vista, ma ricordiamoci, sono dei romanzi, non sono dei saggi. Quindi diamo alla letteratura il peso della letteratura. Il romanzo è un romanzo, il saggio è il saggio. Questi sono dei romanzi, raccontano uno scenario. Certo, dietro i romanzi ci sono degli elementi di comunicazione di quello che è un'ideologia, cioè raccontano quello che è un pensiero, l'evoluzione di un pensiero. E comunque oggi questi romanzi che raccontano, e ce ne parlerà approfonditamente Maurizio, che raccontano una situazione drammatica che succede perché? Perché comunque manca la capacità di comprendere anche la situazione fin dai suoi albori, manca la possibilità di poter discutere, di poter parlare di una realtà in tutti i suoi aspetti. Allora io vi dico questo, il fatto stesso che ci sia una società che, come ha detto Enrico, in altri contesti ha bandito la possibilità che un Jean Raspail potesse presentare il proprio libro. In altri casi Laurent Bertone è, correggimi se sbaglio, ma è uno pseudonimo. Lui ha dovuto utilizzare uno pseudonimo per preservare la sua famiglia. Questo racconta una società che ha voglia di procedere soltanto con dei pezzi di verità. E questi pezzi di verità sono questi, è questo approccio, è questa mentalità che ci permette, ci mette in condizione di non avere la completezza della realtà sotto mano. E allora è veramente questo, è la lotta a questa frammentazione della verità, a fronte a questa eresia della verità. Ricordiamoci che il significato della parola eresia non è una verità sbagliata, ma è un pezzo di verità. Aeresis in greco vuol dire selezionare e quindi il concetto è questo, vuol dire andare a scegliere, estrapolare, vuol dire dire di certe cose io queste le posso dire, altre no. Ma questo non è l'atteggiamento di una società matura, non è l'atteggiamento di persone mature. Quindi la cultura oggi è in prima linea e la cultura oggi ce la vuole raccontare con questo episodio, con questo racconto di questi due romanzi, Maurizio Rossi, che ascolteremo. E vi ricordo, vi dico questo, per dire queste parole mi sono messo a leggere questi romanzi. Non li ho letti tutti, ma io non vedo l'ora di andare a casa e continuare le letture. Sono veramente belli e capisco la passione di Maurizio per questi due romanzi. Tout a commencé par un incident.
tu es si jeune. Le train mille fois la cité, la ville et la banlieue. Et c'est tout le pays qui s'est embrasé. La folie est lâchée dans les rues. Tout sera pillé, détruit, incendié. Les voleurs, casseurs et assimilés s'en donneront à cœur joie. Les terroristes déclencheront des opérations d'envergure, de peur de se faire voler leur terreur et leur chaos. Tous les employés qui font que ce pays tourne ne vont pas risquer leur peau pour leur travail. Ils resteront chez eux. Le pays sera plongé dans le noir. Tout brûlera et tout s'effondrera. Les citoyens se terreront chez eux, chercheront à fuir. On creusera les tranchées. Tout sera plié en trois jours. Bientôt, on sera prêt à mourir pour les pannes solaires, de l'eau de source et un stock de foin. Bientôt, on comprendra ce qu'avoir faim et froid voulait dire. Tout ce qui comptera dans ce monde-là, ce sera la peur et les armes. Le miracle a pris fin. Le chaos est venu au monde. Il est trop tard pour le fuir. Plus l'argent, les bombes, les lois, et enfin les valeurs elles-mêmes vont disparaître. Ce sera la fin de la morale et la fin du verbe. Ce sera la fin de toutes les hiérarchies, de toutes les disciplines, de toutes les organisations, de toutes les confiances. On croisera partout ces nouveaux escadrons de la mort, des scooters tueurs, des piqueurs bourrés de pillards armés jusqu'aux dents. Ce sera le temps du réel pur, le temps où les hommes se tueront à l'abri des lois. Ce temps était déjà là. La ville était perdue et la campagne sombrerait bientôt. Le chaos marchait. On pouvait lui résister, mais nul ne pourrait l'arrêter. Les temps de la bataille de France sont venus. Vi ringrazio soprattutto per la tenacia che avete dimostrato nel voler organizzare. Ho seguito in questi giorni, grazie a Enrico, le polemiche che sono sorte nelle ultime 48 ore, ma ancora prima, polemiche estremamente irrilevanti sull'opportunità o meno, perché questo è il termine è stato utilizzato dal vostro sindaco, non è opportuno presentare questi libri. Ho letto anche dei commenti online sul fatto che il contenuto di questi due libri, o di Guerriglia in particolare, sia un contenuto provocatorio, e in quanto provocatorio era preferibile ometterlo, estrapolarlo ed evitare di parlarne. Ma vi domando, cari amici, ma la letteratura, se non è provocatoria, ma che ci sta a fare? La cultura, se non entra nel cuore della dialettica, e la dialettica è conflitto, è un fronteggiarsi, portando tesi, controtesi, analisi, la cultura cessa di esistere. Al massimo può essere un insieme di nozioni che vengono divulgate in maniera meccanica a scuola, che vengono assorbite in maniera altrettanto meccanica, ma poi tutto finisce lì. La letteratura, il compito della letteratura certe volte, ma vediamo nella storia i migliori prodotti della letteratura europea, è quello di saper guardare più in là, arrivare anche a dire cose che la politica non dice o è restia a dire, attraverso la forma del romanzo. Il romanzo è la forma del dialogo più semplice che si possa avere, perché supera determinate barriere, perché in fondo c'è l'autoassoluzione che si condensa in una sorta di appagamento individuale, di forma tranquillizzante. È un romanzo. Andiamo al cinema, vediamo un determinato tipo di film, a
apocalittici e ne rimaniamo colpiti, ma in fondo è un film. E in fondo questi due libri, Il Campo dei Santi e Guerriglia, sono due romanzi. È vero, sono due romanzi. Si potrebbero definire il prodotto della letteratura della crisi, un concetto che esiste in Europa dall'inizio del Novecento, in particolare all'indomani della Prima Guerra Mondiale, dove determinati sistemi e valori vennero messi drasticamente in discussione per gli eventi che si verificarono, per la trasformazione che questa guerra incise nell'animo di coloro che la fecero, nella società civile e poi dopo nell'intera società, dato che all'indomani di questa guerra ordinamenti, strutture e forme con cui l'allora politica e le istituzioni si rappresentarono, forme consolidate da secoli, crollarono in maniera estremamente repentina. Questa letteratura della crisi serviva, e questi due titoli, Il Campo dei Santi e Guerriglia, ne fanno parte interamente, per sollecitare degli interrogativi, talvolta neanche per mettere in guardia, per dire si potrebbe verificare, potrebbe accadere questo, preferiamo che però questo non accada. E quindi interrogarsi sul significato profondo di una società, su perché questa società continua a riprodursi e su un tema che oggi è nel cuore del dibattito politico in queste stesse elezioni, ma da molto tempo è al cuore, nel cuore del dibattito politico di un'intera Europa. L'immigrazione, con tutto ciò che ne consegue e con tutto ciò che viene paventato, l'immigrazione, la trasformazione, costumi che si vanno gradualmente modificando, quindi l'incertezza, quindi quel senso di smarrimento di fronte a un qualche cosa che uno non vorrebbe, che non aveva nemmeno previsto, ma qualcun altro alla fine definisce come inarrestabile, ineluttabile. È così, non ci possiamo fare niente. Bisogna però governarlo. Ecco, questi sono termini che sono estremamente diffusi nel dibattito politico. Governare. La domanda che sollevano questi due autori, Jean Raspail in Anni non sospetti, nel 1973, Laurent Obertone in tempi più recenti, fra i due romanzi intercorrono 40 anni e tante cose sono successe in questi 40 anni. L'interrogativo che già loro sollevarono al loro tempo, Raspail e Obertone adesso, è: ma governare cosa? Cosa dobbiamo governare? Soprattutto sollevano un interrogativo ancora più inquietante. Governare fenomeni significa avere una posizione decisionale, significa avere in mano determinate leve. La decisione in una nazione, in un popolo, si fonda non tanto sulle istituzioni, quanto sulla tenuta di quel popolo. La tenuta di quel popolo garantisce anche il perdurare, il riprodursi di quelle istituzioni. Potremmo andare più in là e dire, ma allora la tenuta di questo popolo, perché chi governa un fenomeno lo fa in rappresentanza del proprio popolo, a meno che non agisca per interessi altri, estranei, diversi, lontani o perfino contrari a quello che è il suo popolo, ma potremmo anche arrivarci. Ma se veramente c'è questa tenuta in questo popolo e in questa nazione, perché è il popolo che fa la nazione, questa tenuta su cosa si fonda? Su un'anima. Concetto che oggi è stato totalmente espulso dal dibattito politico e anche da quello culturale. È stato sostituito da altri sillogismi, da altre derivate. Cos'è l'anima di un popolo? Perché un popolo ha un'anima? Per due motivi fondamentali. Uno, perché ha rispetto di se stesso. Secondo, tale rispetto lo considera un dono che ha ricevuto,
l'anima si trasmette nelle generazioni. La conformità, l'identità, perché l'anima di un popolo corrisponde e simmetrica alla sua identità, non è altro che quel dono non riconosciuto ma accettato come tale, non sancito a livello giuridico e nemmeno a livello politologico. Oggi non possiamo pretendere che società mercantilistiche tenute alla logica esclusiva del profitto e del basso rendiconto possano comprendere il senso profondo del dono, che è qualcosa che invece è estremamente peculiare nella cultura europea, nella nostra nazione, ma in tutta l'Europa, perché il dono fa parte della trasmissione, trasmissione, trasmettere, tramandare, sono la stessa radice di un altro termine che appartiene alla nostra cultura, tradizione, ma al tempo stesso la stessa radice contiene anche il suo esatto contrario, tradire, venire meno, fuoriuscire da tutto questo. Allora Jean Raspail nel 1973, in maniera del tutto disincantata, ma che attraverso, applicando una forma quasi potremmo dire anche scientifica, asettica, quasi quella del patologo, frutto della sua esperienza di vita, scrive questo libro. Tempo dopo disse che lo scrisse in un momento particolare di disaffezione, di cinismo, sì, di cinismo che ora Enrico, con cui Enrico oggi vede i fatti, e lui già nel 73. Lui nella vita aveva scritto altri romanzi, era stato un esploratore, era stato un ricercatore, era stato un antropologo, quindi era immerso, immerso allo studio dei popoli, delle loro culture, dei loro costumi, di quelli fuori l'Europa, per percepire che un sottile diaframma che manteneva separate determinate cose si stava radicalmente infrangendo, e lo fece in termini estremamente crudi, diretti, numerici, applicando appunto la forma mentis dell'analista, dello scienziato. Nel 1985, all'atto della terza edizione di questo libro, che è stato contrastato, è stato messo al bando, Jean Raspail all'epoca, quando scrisse questo libro, era un uomo che aveva le sue convinzioni, ma precisò che non scrisse questo libro perché aveva da esporre un sistema di pensiero, non lo fece in omaggio a una determinata ideologia, lo fece perché ritenne giusto che in quel momento determinate sensibilità andassero messe in allarme, chiedeva a alla società europea di fermarsi un attimo, di riflettere, non per quello che era in quel momento, ma per quello che i suoi nipoti e i suoi pronipoti avrebbero potuto trovare, nemmeno i propri figli. Era una riflessione in divenire, e questo libro venne contrastato, lui venne espulso dal consenso degli scrittori per bene francesi, dei buoni intellettuali, venne tacciato di eccitare le folle, di chiamare al razzismo e alla discriminazione, come, apro una parentesi e temporaneamente chiudo, come se discriminare sia una colpa, sia un reato. La vita discrimina, le società e la cultura discriminano. Discriminare non significa espellere e mettere al bando. Discriminare significa valutare con criteri entità, forme, espressioni, pensieri, idee, sollecitazioni, intuizioni che per loro natura sono differenti. Il discrimine non annulla, il discrimine può spesso e volentieri valorizzare le differenze. Ma nell'accezione estremamente banalizzata della società contemporanea, perché banale e banalizzante è stata la chiave di lettura anche del vostro sindaco e di determinati organi di informazione, discriminare è diventato la colpa, il reato. Perché si preferisce l'omogeneizzazione e l'uniformizzazione del pensiero a che cosa non si sa, a un trend, a un qualcosa che è dominante, di cui non si arriva nemmeno a capire fondamentalmente i contenuti, ma è così, perché questo ci rende persone per bene e civili.
La persona civile oggi non è quello che afferma una identità, che è il frutto appunto di sedimentazioni spesso millenarie. La persona civile oggi è quella che volta le spalle di fronte a queste sedimentazioni, agli strati su cui una civiltà si è costruita. Si è civili perché si può farne a meno. Ecco, quando una volta si era civili perché si apparteneva e non se ne poteva fare a meno. Questo è quanto ci è stato trasmesso da coloro che sono venuti prima di noi, nei tempi, nei secoli, nella società, nella cultura stessa. Quindi, Raspail, il discriminante, viene messo al bando, il libro viene boicottato, viene attaccato, in anni in cui ancora non c'era il fenomeno dell'immigrazione, in un mondo statico bloccato dalla guerra fredda, in un'Europa chiusa in un universo bipolare, la cortina di ferro, il vino divisa in due, le superpotenze che facevano il bellino e il cattivo tempo, bello e cattivo tempo, e l'Europa che sottomessa, piegata a strategie geopolitiche più grandi di lei, è incapace di produrre una strategia di contrasto, stava nel suo tranquillo torpore. Però qualcuno aveva accusato la preveggenza, qualcuno aveva capito la preveggenza di Raspail e preferiva mettere una parte. La colpa di Raspail non fu quindi, l'aveva scritto in questo libro, fu la preveggenza. Avere pensato che un certo scenario si potesse verificare. Nell'85, ed eravamo ancora in una società rinchiusa su se stessa, perché ancora reggeva lo schema bipolare, ancora c'era il ricatto della guerra atomica e delle superpotenze, in una nell'introduzione alla terza edizione, perché nonostante tutto questo libro aveva un enorme successo e travalicò i confini francesi, e ancora oggi continua ad avere un enorme successo nelle anime inquiete, perché lo scopo di questo libro è inquietare. La cultura e la letteratura devono inquietare, perché inquietando pongono delle domande e degli interrogativi. Il problema, cari amici, non è porsi degli interrogativi. Il problema, sapete qual è quello non sapete dare una risposta. Quello è il problema che affligge la nostra civiltà. Non sapere dare una risposta. E allora si volta la testa e si fica, oppure si fica sotto la sabbia come gli struzzi, pensando che le cose, in fondo, alla fine si aggiusteranno da sole. Nella introduzione alla terza edizione, sempre in maniera estremamente cruda, il contenuto del libro è estremamente crudo, con una forma letteraria particolarmente ricca. Raspail scrive molto bene, è proprio uno degli ultimi bei prodotti della letteratura francese, della letteratura d'avanguardia, possiamo definirlo un testo d'avanguardia. Il libro è estremamente ricco. Il percorso del dialogo e della narrazione è particolarmente avvincente, soprattutto perché trasmette e abitua all'utilizzo di vocaboli oggi persi, di analisi, di considerazioni che scendono nella profondità nell'anima. In realtà Raspail, scrivendo questo libro, parla alla sua anima e parla alle nostre anime, perché le figure, i personaggi sono vivi, sono intensi, sono fuori dal tempo, esulano quel contesto. Lui scrive in questa introduzione del 1985, parlando appunto e denunciando già la perdita dell'anima di questo occidente svilito. Aprirò una piccola parentesi sul concetto d'occidente, perché oggi stesso è oggetto del dibattito, e un certo dibattito falsato ci impedisce di comprendere cosa è per noi e cosa deve essere Occidente, che se non comprendiamo questo, noi non possiamo comprendere nemmeno i termini con cui questo Occidente ha preso la sua anima. Ma Raspail scrive questa introduzione. Basta prendere in considerazione, 1985 tendo a ripetere, basta prendere in considerazione le spaventose previsioni demografiche per i prossimi 30 anni, 1985, 30 anni dopo, 2015. Mi limiterò a citare quella a noi più favorevole. 7 miliardi di uomini circonderanno 700 milioni di bianchi.
Solo un terzo di questi abiterà ormai invecchiato la nostra piccola Europa. Di fronte all'Europa, sulla sponda africana del Mediterraneo, vi saranno quasi 400 milioni di maghrebini e musulmani, metà dei quali avrà meno di 20 anni, avanguardie del resto del mondo. Chi può pensare per un solo istante, se non ficcando la testa sotto la sabbia come uno struzzo, che questo squilibrio possa durare a lungo? Aveva ragione, questo squilibrio non è durato. Le recenti agenzie di informazione, sia delle Nazioni Unite, sia dell'Europa, strutture dell'intelligence o semplicemente apparati di analisti che forniscono documentazione in maniera asettica, ripetono nel 2017, l'ultimo rapporto, quanto Raspail aveva già preannunciato. Lo stesso Ufficio dei Rifugiati delle Nazioni Unite dice: si stanno muovendo e le cifre sono queste, 300-400 milioni di uomini dal continente africano, maghrebini e africani, non vedono l'ora di varcare questo sottile lembo per arrivare da noi in Europa. Il presidente della Commissione Antimafia italiana, verso novembre, mette in guardia sull'arrivo in Europa, in Italia, di una massa cospicua di nigeriani. La Nigeria è il paese più popoloso dell'Africa. Raspail, nel 1985, parla della Nigeria e dice: sono violenti, sono pericolosi, stiamo attenti, ci stiamo riempendo. E lo dice il presidente della Commissione Antimafia, non lo dice un esponente dell'estrema destra, né Marine Le Pen, né il leader di Alternative for Deutschland, né il presidente Orban dell'Ungheria. Lo dice un politico, un magistrato, sta lì e dice: ma insomma, guardiamo, stiamo attenti a quelli che stanno arrivando. Tutti questi dati sono in mano ai nostri servizi di intelligence, come si dice oggi, ai comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che sono del tutto impotenti a fronteggiare questo, perché non ricevono ordini, e se li ricevono sono quelli, praticamente si possono riassumere: voltate la testa da quell'altra parte, non intervenite, anche perché se lo fanno ci rimettono in prima persona. Il disarmo morale e politico e materiale delle società europee. Come siamo arrivati a tutto questo? Ritorniamo a Raspail. Scrive questo romanzo. Cosa dice lui? E lo riassumo in due parole per non togliervi il piacere di leggerlo. Tutta questa narrazione si consuma in 3 giorni. Tutta la narrazione di guerriglia, testo di Martin Lupo, si consuma in 3 giorni. Il 3 è un numero fatale, è chiaramente un'estremizzazione, un'allegoria, una metafora, ma che in fondo nasconde un qualcosa di verità, perché poi loro stessi dicono: beh sì, se accade qualche cosa di drammatico non accadrà in 3 giorni, ci vorrà un pochino di tempo, ma di fatto le nostre città, le nostre società e istituzioni sopravvivono a se stesse, sono un castello di carta, il re è nudo, basta che qualcuno, sapete il racconto del re è nudo? Basta che chiunque punti il dito e dica: il re è nudo, e tutto questo castello di carta evapora e crolla su se stesso. Questa è la realtà. Tutto si muove per un automatismo, ma non perché ci sia una volontà politica, e se c'è, va nella direzione estremamente contraria. Raspail dice, ipotizza una situazione, dice che dall'India, dal subcontinente indiano, parte una flotta di 1 milione di imbarcazioni che da Calcutta e da altri porti si riempiono della schiuma della terra, usa termini molto crudi, e arrivano, si mettono in moto per arrivare verso l'Europa, guidati da una figura allegorica. Tutto il romanzo si muove per allegorie, basta saperle interpretare, ma è molto semplice farlo. C'è una figura che guida questa, che è chiamata l'armata dell'ultima chance,
il coprofago, già la dicitura, la denominazione ci dà l'idea del soggetto. Questo coprofago porta sulla spalla una bandiera, un emblema, un bambino deforme, uno sgorbio genetico praticamente, la bruttura del mondo, è proprio una piccola forma tumefatta, non ha braccia, non ha gambe, ha una fessura che dovrebbe rappresentare una bocca, però è un bambino, gli sta sulle spalle, si esprime agitandosi e pronunciando suoni orribili, ma tutta questa armata segue quei suoni orribili che vengono interpretati a questo coprofago. L'armata è l'ultima chance, arriverà nel mezzogiorno dell'Europa, che è il mezzogiorno della Francia, ma già il pensiero che stia arrivando e l'indecisione di organismi internazionali di come fermarla, di come arginarla, già crea il caos in Europa. Praticamente in 3 giorni casca la Francia, cascherà l'intera Europa, perché questa armata si fonderà con una rivolta interna degli stranieri, degli immigrati, di coloro che ufficialmente, in termini giuridici, non sono gli immigrati, sono cittadini di quei paesi, ma non lo sono per appartenenza etnica. Per ognuno riscoprirà la sua natura, si cementeranno e, come dice Raspail, in 3 giorni, prima inizia la Francia e poco tempo dopo tutte le nazioni bianche soccomberanno e finirà un ciclo di storia. Un personaggio di questo libro dice, parlando di questa armata di ultima chance e identificandosi in essa: noi siamo lo sperma di una nuova umanità, sarà un nuovo ciclo e sarà un mondo più bello, perché ognuno avrà cessato di essere quello che è stato prima, non ci saranno più queste appartenenze discriminanti che separano l'uni dagli altri. Il terzo e il quarto mondo saranno l'unico mondo possibile. In guerriglia il leitmotiv è diverso, cambia lo stile letterario. Diciamo che se il Campo dei Santi è un pugno che cresce di intensità sferrato alla bocca dello stomaco, tanto a lasciare il lettore quasi senza fiato, ma lentamente, in modo che possa rimanere senza fiato alla fine, giusto per seguire quasi a livello simmetrico l'ultimo respiro dell'Europa, in guerriglia il pugno alla bocca dello stomaco è secco, è diretto, l'ultima chance si consuma rapidamente, perché in ambedue i libri c'è una sola certezza: non c'è salvezza, se non in un pugno di uomini che riscopriranno virtù antiche e presenti, le faranno loro andando controcorrente e cercheranno di fare muro, di fare resistenza. Perché cosa? Perché siamo noi, perché siamo europei. La cosa che però vi colpirà in guerriglia: se nel romanzo dei Santi il linguaggio e l'allegoria è pur sempre quella degli anni 70, il contesto si muove anche con una forma di narrazione che è la logica in quegli anni, forse oggi un po' meno logica, se non l'estremizzazione o la radicalizzazione di certi concetti, in guerriglia invece voi troverete il linguaggio di tutti i giorni, quello che leggete nei quotidiani, quello che sentite dire per strada. Rimarrete stupiti che quello che sentite dire da certi operatori culturali, da certi politici, da certi esponenti della gerarchia ecclesiastica, da certi esponenti di un mondo accademico o finanziario, voi lo ritrovate qui dentro, in una forma veloce, rapida. L'impostazione di guerriglia di Ubertone è l'impostazione di un thriller, veloce, in azione. Poi avete visto il trailer, no? Ecco, ciò che avete visto nel trailer voi lo trovate in queste pagine, si divora rapidamente, con angoscia. La letteratura crea angoscia, è un fattore negativo? No, lo è nelle società consumistiche, nelle società borghesi, dove tutto deve essere pacifico, dove tutto deve tornare al suo posto, dove non si deve parlare della morte, dove i nomi cambiano, dove tutto è rimandato, tutto deve essere lieve e tranquillo, dove niente si chiama più col suo nome, perché non si deve turbare
la coscienza della gente, del bravo consumatore, in una società che conosce soltanto logiche di mercato, di accaparrazione e di speculazione, e che crea, come dice la società francese nel libro di Obertone, il buon vivere con tutti, oggi trova nella società italiana ed europea lo stesso leitmotiv, la felicità a basso prezzo, che significa rinchiudersi in se stessi, avulsi, voltarsi a quell'altra parte. Tutto è rimandato, tutto è privo di importanza, tutto è facile, facile avere soldi in prestito, è facile trovarsi e campare in qualche maniera, perché tanto non ci sono più legami, non ci sono più doveri, non c'è più nulla. E allora la domanda che dice, che pongono in questi due libri e che è lo scopo di questa letteratura, se no non è letteratura della crisi, è dire che il re è nudo, che la crisi esiste, ma la crisi cos'è? Soltanto le istituzioni politiche. Andiamo oltre a tutto questo. Le istituzioni politiche si possono cambiare, i sistemi economici si possono cambiare, niente è sancito attraverso un precetto biblico, sono tutte cose che si possono cambiare, ma ciò che è stato cambiato nell'anima e nel cuore della società, nell'uomo stesso, è possibile cambiarlo? Domandiamoci. L'Europa oggi è vero che sta cambiando volto, diciamo quello che gli altri non dicono, cari amici, l'Europa come noi l'abbiamo pensata, come ci è stata trasmessa, sta morendo in tempi sempre più accelerati, perché non ha paletti, non ha punti di riferimento. I popoli muoiono non tanto perché vengono invasi militarmente da altri, perché vengono sconfitti in una guerra, in battaglia, per quanto grande questa guerra possa essere. Ci si può sempre risollevare, ci si può metabolizzare, si può rincominciare da capo. Gli europei sono usciti da guerre interminabili da secoli. Se c'è qualcosa che gli europei conoscono bene sono le guerre fratricide. Non dimentichiamoci, cari amici, che la civiltà europea, e metto i nostri popoli, tutte le nazioni europee, all'interno di tutto questo, è il frutto di un percorso estremamente faticoso, duro, di cui gli europei oggi non vogliono più farsi carico. Eppure sulle nostre spalle c'è il peso di millenni. Dietro di noi fiumi interminabili di sangue sono stati versati perché si potesse continuare ad andare avanti. L'Europa ha subito attacchi, ha difeso i suoi confini, battaglie epiche che oggi vengono studiate e che fanno parte dell'orgoglio europeo. Lepanto, l'assedio di Vienna, Roncisvalle, i normanni che arrivano giù in Sicilia, la casata sveva giù, che ripristina, che arriva, la riconquista in Spagna, la cacciata dell'impero ottomano dei Balcani, resistenza, nonostante tutto, e no, dopo guerre mondiali, due guerre sanguinosissime che hanno indebolito proprio il nervo dell'Europa nel secolo breve, nel Novecento, eppure gli europei ne sono usciti fuori, hanno ricostruito le loro città. Nessun popolo, nessuna nazione del mondo ha attraversato prove così pesanti e terribili, e non per 10 anni, e non per 30 anni, ma per secoli e per millenni, quanto gli europei. Eppure ne siamo usciti. Eppure oggi il buonismo, il buon vivere con tutti, dice: poverini, hanno le guerre a casa loro, noi abbiamo il dovere di accoglierli. Perché? Perché togliersi questo fardello, perché la storia di un popolo è un fardello, sì, che ci portiamo dietro, che ci rammenta sempre quello che siamo. Perché una famiglia, quando nasce, quando crea e mette al mondo dei figli, trasmette questo fardello, perché questo fardello è responsabilizzante e dà il segno tangibile di una appartenenza che oggi si va sempre più sfilacciando e sfumando. E allora il senso di colpa, noi europei abbiamo colpe, io rifiuto, come gli autori,
questo concetto di colpa. Noi non abbiamo nessuna colpa, noi non abbiamo colpa se i nostri antenati, i nostri predecessori sono stati così arditi da creare città, imperi, leggi e di averli anche imposti con la forza. Sì, certo, sono stati più forti, è così, è vero. Gli europei sono stati più forti, gli europei sono stati faustiani, hanno superato le colonne d'Ercole, e abbiamo insegnato anche agli altri a farle. Tutto è nato in Europa, perfino quelle ideologie, quelle culture che oggi stanno uccidendo l'Europa, tutto è nato in casa nostra. Perché? Perché c'era la cultura, la città europea, perché c'era la dialettica, perché c'era il conflitto, il riconoscimento del conflitto dà vita alle idee e al confronto delle idee. Le idee non dialogano, le idee si confrontano perché hanno qualcosa da dire. L'Europa ha conosciuto rivoluzioni, ha voluto insegnarle anche agli altri, anche quella rivoluzione bolscevica che si parlava oggi con Luca, anche quella, il verbo marxista-leninista è stato esportato nel mondo, il pensiero liberale è nato in Europa, tante altre. L'Europa ha generato tutto e il contrario di tutto, la versatilità degli europei, il suo sogno smisurato da una mente elevata, che ritorna all'antichità della Grecia ellenica, la patria dei filosofi, in Roma, la patria degli ordinamenti, della giustizia, del senso della famiglia, del retto ordinamento dello Stato. Ancora i codici di Roma servono da base per l'edificazione della civiltà europea. E ciò che c'è stato prima, civiltà bimillenaria, tre millenni almeno, mille anni ancora prima del cristianesimo, simboli, forme, uomini, tenuta, costanza, sguardo lucido, linea dell'orizzonte, questo sono stati. Edificare città, cingerle di mura. La polemica che viene fatta negli ultimi anni dopo la creazione di quello sciagurata porta a Lampedusa, la porta all'Europa, la porta appunto che non ha le ante e non ha gli infissi, perché è il benvenuto rivolta verso il terzo e quarto mondo per dirgli venite da noi, e implicitamente dirgli venite, abbiamo bisogno di voi. E la rinuncia a se stessi è come dire ci pesano questi 2000 e più anni di storia, ci pesano terribilmente, ne vorremmo fare tanto a meno, liberateci da questo fardello. E contribuiscono apparati culturali all'interno che dicono non alziamo muri, i muri dividono. Quando si costruisce una casa non si fa, anche se si facesse un open space, ci sono pur sempre delle pareti. Perché nella cultura europea creare una famiglia, costruire una casa, significa radicarsi nel territorio, vivere in simbiosi, in un rapporto organico con quel territorio. Significa alzare delle mura per custodire l'intimità di ciò che sta nascendo. Perché quello che sta nascendo è sacro per noi, è importante. Poi più famiglie creano una città e la cingono di mura, perché in quella città questo popolo sta crescendo, le mura difendono, sì, creare mura sono la cosa più importante che esista. Il dramma di questa Europa è che rifiuta il concetto stesso delle mura, ma dobbiamo alzarle. Le mura, più che proteggere dagli altri, proteggono da se stessi, da ciò che potrebbe indebolirci e farci dimenticare tutto questo. E allora ritorno all'argomento che è centrale e che sta nel dibattito attuale, ma sta nel dibattito di questi due libri, l'importanza di leggere questi due libri. Appunto, la cultura non conforme, quella che rompe gli schemi, quelli che vengono comunemente definiti il pensiero omologato, il pensiero unico, no, unidirezionale. No,
La cultura è pluridimensionale e multiforme. La morfologia della storia stessa rivela i tanti aspetti con cui questa storia si rivela, i sentieri tortuosi che ha preso per poter entrare tutti nel grande fiume della storia, perché la storia non è finita. E allora il concetto stesso, ritorno all'identità e all'anima. Se abbiamo detto che l'identità fa parte dell'anima di un popolo, allora poi questo popolo che crea famiglie, che crea città, non in tempo antico, ancora oggi, cosa si collega? C'è un termine ormai desueto, è usato il termine in maniera burocratica, viene detto senza nemmeno comprenderne il significato, la patria. Si usa dire, si usa molto meno, molti usano il nostro paese, qualcuno la nazione. Il nostro paese è un concetto estremamente generico e diluito. Che significa il nostro paese? Non significa nulla. Sembra un luogo di transito, il nostro paese. La corriera si ferma, scende, raccatta e va via. La patria è un'altra cosa. La patria è la terra dei padri. La patria indica il radicamento. È parte di quel dono. Allora indica un'appartenenza, perché c'è un'eredità che noi trasmettiamo, ancestrale. La patria presuppone un rapporto organico al territorio, presuppone quindi l'esistenza di una comunità, non genericamente di una società, perché il termine stesso di società, tanto in voga, nasconde in maniera non tanto perfetta un rapporto contrattualistico fra soci, l'associarsi, darsi delle norme e delle regole per garantire una convivenza civile, rispettare queste norme, è una forma contrattualistica tipica del mondo liberale, ma la comunità, per cui è un concetto estremamente moderno, ma per secoli e per millenni e ancora oggi chi si pronuncia in termini identitari fa ricorre alla parola della comunità. La comunità non è un atto contrattualistico, la comunità sorge spontaneamente. Perché la comunità, a differenza della società, presuppone un elemento discriminante, l'affinità e l'empatia. E si può essere affini e si può generare empatia solo con chi ci è simile, con chi è parte di noi, con chi è gemma del medesimo albero che costituisce la fonte della nostra identità. Ed è sempre, la comunità è sempre in prospettiva per le generazioni che verranno. La società, spesso e volentieri, è localizzata in maniera temporanea sul momento, sull'oggi, su adesso, raramente allo sguardo, al passato e al presente. Ma nella cultura europea il passato è cosa certa, il presente è da costruire e il futuro è un ignoto che bisogna affrontare. C'è nell'iconografia della cultura europea presente sin dal nord Europa fino al Mediterraneo e che fa parte anche di una certa letteratura che potremmo definire fantasy in epoca moderna o mitologica, ma comunque tramandato anche da poeti e narratori, la figura centrale dell'albero. È un qualcosa che voi vedete spesso voi, perché gli europei hanno sempre vissuto, a differenza di altri popoli, in luoghi particolarmente boscosi, no? Poi qui in Val d'Aosta, in modo particolare, nel centro nord Europa, l'albero, ma l'albero rientrava bene nell'iconografia europea e nel senso di appartenenza alla comunità per sue specifiche caratteristiche che sono particolarmente visibili. Il tronco è visibile, il tronco si eleva verso l'alto, da lì gemma, rami, fronde, l'albero protegge sotto la sua chioma, ci si raccoglie, l'albero è segno di baricentratura, di fissità e dell'aspetto visibile. Il compito di un albero è crescere, irrobustirsi e avere fronde potenti per offrire protezione. La comunità umana si muove alla stessa maniera, cresce, robustirsi, offrire protezione a coloro che sono parte di quella comunità. La parte meno visibile, ma è la parte più importante dell'albero, è quella che non si vede, sono le sue radici, che vanno interminabili nel terreno e sono molteplici.
perché queste radici portano la linfa. Senza queste radici, questo albero cesserebbe di crescere e di moltiplicare le sue fronde. E le radici sono molteplici, perché le radici sono le generazioni precedenti, sono le storie, le vicissitudini, i sacrifici, i fardelli che portano, e tutte insieme poi concorrono nel tronco a garantire la memoria di questa comunità, la memoria, che è la memoria di questo dono, che nel tempo ha costruito istituzioni, apparati giuridici, ha codificato norme che non si sa più da dove vengono, ma sono norme consuete anche nei nostri costumi, ma sono antichissime. Oggi qualcuno ha detto che di tutto questo ce ne dobbiamo disfare, perché come è lecito far circolare profitto e merci da una parte del globo, questa dimensione planetaria deve diventare omnicomprensiva, è una nuova umanità. I nostri politici, ma cito il Presidente della Camera, tra poco mi auguro ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, nello stesso anno ha detto tutto ciò che è stato prima in un discorso importante, su cui qualcuno ha polemizzato, ma che entrava nel nesso culturale della nostra cultura, della nostra civiltà. Noi tutto quello che siamo stati, dobbiamo dimenticare di essercelo, appartiene al passato. I migranti che arrivano sono il futuro, i migranti, poi mi soffermo un attimo su questa parola. Il migrante che arriva, il suo stile di vita diventerà il nostro, il suo modo di pensare diventerà il nostro. Noi dobbiamo solo imparare, ma lo dice solo lui? Solo lei, perdon? No, lo dicono anche esponenti politici, lo dice il Romano Pontefice, che crea la metafora del nuovo Cristo sotto le vesti del migrante, che bisogna accoglierlo e da lui imparare, non avere timore, fateli venire, sono loro impauriti, loro poverini sono impauriti, noi bisogna aprire il nostro cuore, i nostri costumi, perché loro sono la vita nuova che arriva. Nel 1973 un personaggio del libro La Spile, ripeto, ve l'ho detto prima, in maniera meno prosaica e più diretta, dice: noi siamo lo sperma di una nuova umanità, il getto di sperma di una nuova umanità. Vedete come tante formule si vanno a ritrovare in quello che è la propaganda, il migrante. Ma guardate com'è falso anche il dibattito, i migranti. Cos'è il migrante? Uno che perennemente migra. Noi conoscevamo gli emigranti, i nostri connazionali che da qui andavano in altri posti, conoscevamo gli immigranti, coloro da un posto viene qui, il migrante. Fermatevi un attimo, implica una logica di nomadismo che deve essere trasportata nella nostra società. I nostri giovani vanno a cercare fortuna all'estero, in Italia non la trovano, si fanno una nuova famiglia, fanno fortuna in Inghilterra, in America, tutta la società si mette in movimento. C'è un nomadismo che risponde a canoni culturali e a canoni di profitto economico, perché fa comodo a determinate centrali dell'alta finanza. Questo nomadismo significa appunto prendere quell'albero e non limitarsi a abbattere il tronco, perché se le radici rimangono, no. Significa con la ruspa scavare più in fondo e recidere quelle radici. Questa prospettiva è nata nel corso dei decenni e ha seguito un filo estremamente logico che si basa sostanzialmente su quattro elementi su cui questa strategia culturale si è mossa, e contro questi quattro elementi questi libri vanno a lanciare la loro polemica, ponendo i loro punti interrogativi, sollecitando l'attenzione del lettore. La derisione, la decostruzione, la rimozione e la distruzione. Si è incominciato a dividere i nostri costumi, avanguardie intellettuali dal 68 in poi, la famiglia, retaggio obsoleto di una stagione trascorsa, le istituzioni, lo Stato, sedimentazioni di un mondo borghese, paternalistico, superato dai tempi, dall'emancipazione.
la derisione dei linguaggi, di un modo di essere, di un'educazione, della semplice buona educazione. Poi la decostruzione significa il graduale smantellamento giorno per giorno di elementi che per noi erano elementi saldi, la fissità, si comincia a erodere la corteccia di questo albero, la rimozione del senso di appartenenza, di essere europei, di essere italiani, francesi, tedeschi, di essere parte di una nazione, perché la derisione è iniziata dal concetto di patria, svilito, dall'offesa, da non più avere rispetto per niente, la decostruzione degli elementi cardine della nazione, volgarizzandoli a pure prassi amministrative e istituzionali, eliminando i nessi vitali che formavano il tessuto costruito nei tempi. La rimozione stessa, quando a un popolo cominci a deridere quelli che sono i suoi costumi, le sue mentalità, il suo modo di essere, quando cominci a decostruire le strutture che le hanno legittimato a livello etico e morale, financo spirituale, questo senso di appartenenza, si arriva alla fine alla rimozione di questo senso di appartenenza. Un popolo cessa di essere tale, cessa di essere un organismo. Un popolo non è la popolazione, come oggi ci vogliono far credere. Il popolo non è una sommatoria all'anagrafe dei cittadini. Un popolo è un'unità organica che ha un passato e ha un destino, la cui ampiezza, la cui forza, la cui previsione è superiore alla sommatoria stessa di coloro che ne fanno parte. Un popolo è un qualcosa che esiste, è una realtà. Ma se elimini tutti questi elementi, questi cardini di collegamento e li sfilacci, si diventa popolazione, si diventa soltanto un elenco anagrafico, e se è soltanto un elenco anagrafico, allora chiunque ne può far parte di questo elenco anagrafico. E allora lo ius soli, perché se per essere cittadini prima si applicava la norma che è stata appunto derisa, decostruita, rimossa dello ius sanguinis, che significa la trasmissione tramite il sangue, la cosa più normale, più logica che esista, ma che oggi è considerata un'aberrazione, un crimine contro l'umanità, ovviamente, perché i crimini sono sempre contro l'umanità, non contro le singole persone. I diritti sono quelli dell'umanità, dell'astrazione, dell'uomo, i diritti universali, non solo dell'uomo concreto, del popolo concreto, no, l'esaltazione del razionalismo individualista e dell'egoismo individualista ha raggiunto il parossismo di espandersi a livello planetario. E allora la trasmissione tramite il sangue è un'aberrazione, un crimine. Che significa? Perché? Quale sangue? Il sangue. Ho sentito dibattiti sull'immigrazione che ora sono in questa parentesi, sono ancora di bassissimo livello. Io vorrei che chi si pronuncia veramente l'immigrazione sollevasse tutte queste questioni, in cui si dicono: ma come noi europei, ma che diritto abbiamo di affermare la nostra cultura, la nostra civiltà? Ci sono popoli della terra che hanno, la terra, sono tutti portatori di culture e civiltà millenarie, lo dice il Papa, lo dice gli operatori culturali, lo dicono le grandi fondazioni, lo dice la Caritas, l'ufficio Migrantes. Per carità, mica dico questo. Anche i cannibali hanno una cultura millenaria, non per questo auspico che vengano a fare colazione, pranzo e cena a casa nostra, insomma, né posso pretendere che un domani si facciano corsi di gastronomia per spiegare che da noi certe usanze gastronomiche non sono in voga. Questa è una battuta con cui tendo a stemperare la cosa, ma siccome in Emilia Romagna e in molte città d'Italia si fanno corsi ai profughi, agli immigrati, per dire che se una donna ti dice no, non la devi picchiare, perché da noi non si usa fare in questa maniera, perché non è come a casa tua che le acchiappi, le sbatti per terra e fai i tuoi porci comodi. Da noi abbiamo delle norme, delle regole, sai com'è, secoli di storia, ci siamo un attimino inciviliti. Ecco, per cui
se si pagano soldi per spiegare a questa gente, o come la battuta infelice di un'avvocatessa napoletana, cos'è? Delle pari opportunità. Un'avvocatessa napoletana, vi ricordate dopo quella coppia di turisti polacchi, ragazza non è aggredito, si è stata a Rimini, non lei viene violentata ripetutamente dalla massa di balordi degli stranieri, lui picchiato, eccetera. Questa qua, questa buona progressista, cosa disse? Ma noi non possiamo pretendere che questi arrivino qui, sappiano che non si possono violentare le donne sulla spiaggia. Come possiamo pretenderlo? Certo, magari pretendiamo che non le violentino per le strade o nei giardini. Cioè, questo, vi rendete conto quanto è cretino questo ragionamento? Quanto ormai siamo al parossismo dei cenacoli femministi, libertari, che conoscono la violenza alle donne soltanto se l'uomo bianco a farla, perché se l'uomo africano e magrebino hanno il tabù di scivolare il razzismo, allora dicono, beh, poverini, no, non capiscono, non sanno, ma noi glielo spiegheremo. E allora vi leggo un piccolo passaggio del libro di Obertone, dove in mezzo a tutto il caos scatenato da questa rivolta annegata in questi tre giorni, le donne femminili, e iniziano gli stupri ovviamente, no? Ma diventa una statistica di guerra, no? E allora qualcuno dice, ma dobbiamo dirlo che sono questi qui? No, li fanno le femministe, che poi sono tutte docenti universitari, inserite nel mondo dell'informazione, no? Operatrici, presentatrici, no, non devi dire così, perché prestiamo il fianco alle strumentazioni dei razzisti e dell'estrema destra. D'altronde, poverini, questi reagiscono così perché sono stati vessati, non è colpa loro. Poi alla fine dicono, ma insomma, ma in fondo anche questo è utile, ci serve per toglierci gli ultimi tabù, gli ultimi rimasugli, per cercare di essere come loro, di essere accettati da loro. Allora c'è un passaggio in cui, in una trasmissione televisiva, in questi programmi vengono fatti in quei tre giorni, dicendo guardate, sta succedendo rivolte, questa leader femminista radicale pronuncia queste parole. Donne, noi dobbiamo fare una scelta, o ci schieriamo dalla parte dei razzisti e continuiamo ad accusare gli itineranti, itineranti è l'altro termine bargato, il nuovo termine del neologismo postmodernista, dei migranti, si passa agli itineranti, di ciò che i media chiamano violenze, oppure ci mettiamo dalla parte degli itineranti e in questo caso dovremo emanciparci. A dire il vero, accogliendo questo arricchimento che ci spalanca le braccia, lo dirò molto chiaramente, sorelle, ne ho abbastanza della vostra titubanza borghese, ne ho abbastanza dei miei discorsi, apriamo i nostri cuori e le nostre cosce all'altro. Questa è la vera accettazione, il vero gesto d'amore, la vera rivoluzione. Ci stupiamo che nell'ultimo dell'anno a Colonia, di un anno fa, 1.000 donne, 5 milioni di donne vennero aggredite per strada da questa massa, si può dire selvaggi, oppure non è politicamente corretto, è un discrimine razzista, che vennero in quella notte. Ma la cosa più terribile non fu che questi aggredirono queste donne, la cosa più terribile che i mariti, i padri, le sorelle, i fidanzati di queste donne non fecero nulla per difenderle. Questo è terribile, che le forze di polizia rimasero costernate lì perché ricevettero subito l'ordine di dire non dite che sono gli stranieri. La prima preoccupazione dell'autorità giudiziaria dell'End e del governo centrale dell'America fu quello, non Cristo santo, ma cosa sta succedendo? Perché poi è successo in altre città tedesche, come succede nelle città francesi, come comincia a succedere anche alle nostre. Non fu di dire difendiamo le nostre donne, ma cosa sta succedendo? Abbiamo preso in controllo la situazione. L'ordine fu agli organi stampa e le autorità di polizia, non dite che sono stranieri, che sono gli immigrati. Uscite dai campi profughi. Ci furono ufficiali di polizia, perché la cosa è venuta fuori, che non se la sentirono e chiesero ai loro superiori di intervenire. Furono rimossi, trasferiti in altri commissariati di polizia, se in Germania esistono i commissariati di polizia, in altri lande, puniti con l'accusa di essere xenofobi. Fu rimosso il comandante della polizia di Colonia
perché quello che c'era era un duro che se ne voleva, scusate il termine, fregare le direttive, voleva mandare i suoi uomini per dare una ripassata quantomeno a questi qui, per imparare come dicevano di stare al mondo. Fu rimosso da un ufficiale comandante di polizia democratico, ben attento alle telecamere e a presentarsi al mondo politico, democratico, progressista, accogliente, che disse ai suoi uomini: state fermi lì in caserma, non toccate Parigi. Questa è una cosa estremamente delicata, perché non rientra solo la questione qui, rientra la stabilità della Germania e dell'intera Europa. E si lamentano che l'alternativa fu Deutschland, in Germania, prende una valanga di voti, diventa il terzo partito della Germania. Questa è la situazione. Obertone, dicono, ha scritto un libro provocatorio, esagerato, ma hanno la memoria corta. Nel 2005, 12 anni fa abbondanti, 13 fra poco, le banlieue francesi esplosero, ve lo ricordate? Dopo un po' smise di trasmettere notizie, fu la fortuna elettorale di Sarkozy, perché dice: usiamo il pugno duro. Come iniziò quella rivolta a Parigi e si estese in tutta la Francia, non fu solo Parigi, Nizza, Lione, Marsiglia, tutte le grosse città della Francia ebbero violente reazioni nelle banlieue. Come iniziò? Come inizia questo libro? I poliziotti rincorrono un gruppetto di balordi, di tossici, di spacciatori, sono magrebini, li rincorrono, uno di questi muore. La colpa di chi è? Della polizia. E allora si scatena questa rivolta. Questo romanzo inizia così. Una pattuglia della polizia entra in un quartiere di Parigi. Vengono chiamati nel linguaggio dell'ambientazione del libro i luoghi dell'arricchimento, che sono popolati dagli itineranti, dagli assimilati, dagli stanziali, un quacervo dei souk dove non capisci più se ti trovi a Parigi, a Londra, a Kinshasa, a Hong Kong, non capisci più niente. È il nuovo mondo, la nuova umanità che si sta costruendo. Una pattuglia della polizia è chiamata lì perché ha ricevuto una chiamata di soccorso di una donna che crede essere in pericolo di vita. Questa pattuglia è composta da un brigadiere, due agenti e un cane lupo. È una ragazza giovane, una giovane poliziotta. Arrivano in due auto, una si ferma senza sirene, una si ferma all'ingresso del quartiere, l'altra entra dentro. Inizia così: non volevano andare lì, erano anche a fine turno. Dicono: accidenti a questa donna che ha telefonato, speriamo che non succeda nulla. Sanno già come vengono accolte le divise della polizia in questi quartieri. Forse certi poliziotti italiani in certe zone d'Italia sanno già come vengono accolti in certi quartieri, in certe periferie, delle città italiane. Arrivano lì, succede quello che speravano non succedesse, muoiono perché si devono difendere, ma muore anche un poliziotto. Muore il cane lupo che fa il suo lavoro e si getta per difendere i poliziotti. Da quel giorno lui, questi poliziotti sopravvissuti che corrono, la poliziotta è sconvolta, se la porta via in un braccio, quell'altro, l'unico che ha sparato quando ha visto il suo brigadiere massacrato a colpi di asce, di bastoni per terra, ammazzando quelli davanti, sa che la sua vita è terminata, che nessuno, nemmeno i suoi colleghi, nemmeno i suoi superiori gli spenderanno una parola, la sua vita è terminata e poi gli altri lo verranno a cercare. E allora così inizia Guerriglia. Tanto assurdo come inizio, tanto provocatorio? Queste cose possono accadere. Ora arrivo alla fine perché forse vi ho tediato parecchio. Vi cito su come forme di protesta nascono anche in ambiente non dell'estrema destra, non dei razzisti, non degli identitari. Fece scandalo in Germania nel 2010, per cui appena 7 anni fa, una figura che era importante in Germania, che non era riconducibile all'epoca, altrimenti non esisteva. Tilo Sarrazin fece un po' di notizia sui quotidiani tutto dopo, poi misero a tacere. Berlinese, era stato un importante e influente esponente della SPD, la socialdemocrazia tedesca, un influente membro del consiglio di amministrazione della Bundesbank nel Land del Brandeburgo lì, per cui uomo importante, inserito in certi contesti.
che alla fine pubblica un libro denunciando le stesse cose, però a livello di saggio, o di sua messa d'accusa, la sua tedesca, rispetto alla forma romanzata di questi due libri. Viene messa la berlina, questo è stato tra quasi uno dei fondatori della SPD berlinese, un uomo importante, influente, viene considerato quasi fosse uno skin dell'NPD, messo al bando, andò in televisione e lui ripeté. Vi leggo un passaggio che è presente, che rilasciò peraltro un'intervista televisiva. Non desidero che il paese dei miei nipoti e pronipoti diventi in gran parte musulmano, nel quale si parli prevalentemente turco e arabo, dove le donne portano il velo e il ritmo della giornata è scandito dai muezzin. Se voglio questo, posso prenotare una vacanza in Oriente. Ogni società ha il diritto di decidere chi vuole accogliere e ogni paese ha il diritto di salvaguardare la propria cultura e le sue tradizioni. Queste riflessioni sono legittime anche in Germania e in Europa. Non vorrei che noi diventassimo stranieri in patria. Nel 2010, questa è la preoccupazione, perché noi chiediamo scusa agli altri e siamo pronti a rinunciare a noi stessi, perché facciamo le mense con i vari alimenti per non scontentare nessuno. Siamo così prodighi a rinunciare a noi stessi, a tradizioni che ormai non rappresentano più nulla, l'effetto rimozione, perché a Natale, la cosa più eclatante, i bambini non vedono l'albero di Natale, non vedono il presepe, non cantano le canzoni di Natale, perché sennò gli stranieri se ne andranno a male. Si rimuovono i crocifissi. Amici, io non sono particolarmente cristiano e non sono certamente un buon cristiano, ma difendo anche questo simbolo, lo difendo al pari del Partenone, lo difendo al pari dell'Arco di Trionfo e dei fori imperiali, perché è parte, è anima della nostra cultura e della nostra civiltà. E la rimozione, perché posso offendere gli altri, è un'offesa alla nostra storia, alla nostra cultura, è il senso di rimozione, quindi di distruzione. C'è un personaggio nel libro di Obertone, un insegnante, si chiama Nadine, insegna in una scuola parigina, dove ormai la maggior parte degli studenti appartengono a tutte le razze etniche del globo. Ogni volta che arriva lì dentro la insultano, le dicono le peggio cose, linguaggio scurrile, eccetera, e lei soffre, ma non perché la insultano, perché vorrebbe essere accettata da loro, e dice non è colpa loro tutto questo. Esiste un personaggio in questo libro, Jawad, un disadattato, cittadino francese, un integrato, un assimilato, che per decimi di turbe diventa uno jihadista e si radicalizza in 24 ore e che approfitta della situazione per compiere le sue vendette. Per fare questo si imbottisce di Captagon, un oppiaceo sintetico che è considerato la droga dell'ISIS. Ne hanno trovati nelle basi dell'ISIS in Siria, quando l'esercito siriano e i russi sono andati lì a cacciare via intere confezioni. L'ISIS, lo Stato Islamico, vende e distribuisce in tutta l'Europa e tutto il mondo questa droga sintetica che produce, la droga dell'ISIS. Perché? Perché così i jihadisti non hanno più fame, non hanno più sete, non hanno più stanchezza, non hanno più empatia nei confronti di niente, e la realtà, non hanno più gli armi, non hanno più pietà, possono ammazzarsi e uccidere gli altri per la gloria del profeta, o almeno così dicono loro. Ci sono tanti personaggi, c'è anche un bellissimo personaggio, ma lo scoprirete leggendo, uno dei pochi che tiene duro e che dice, anche lui ha delle vendette da compiere, ma in un senso diverso da quelli di altri. Però per rispondere, mi arriva la conclusione veramente, per rispondere al vostro sindaco e a questi, ai consiglieri che sono stati tanto offesi di questi libri, di queste tematiche, perché loro la rimozione l'hanno già prodotta all'interno, loro l'albero l'hanno già abbattuto, ma dentro di solo non c'è un'altra foresta, c'è il deserto. Un incipit presente in questo libro, questi capitoli di guerriglia sono molto brevi, e sono tutti preceduti da un incipit molto bello, molto toccante, in linea.
Questo è Louis Ferdinand Céline, un intellettuale maledetto, uno scrittore francese maledetto, che è collaborazionista dopo, un dissacratore. E questa frase sta bene. Per mettere in moto l'intelletto nella testa di un coglione è necessario che ricapitino tante cose e tutte molto crudeli. E un'ultima citazione, e se me lo consentite, una breve lettura di una persona che reputo francese anch'esso, Dominique Villeneuve, che si dette la morte quasi cinque anni fa, a Notre Dame, un gesto eclatante, un uomo in pace con se stesso, perché denunciava la sostituzione dei popoli, perché l'immigrazione, l'invasione, alla fine completerà con la sostituzione dei popoli. Agenzie, indagini e statistiche ben stabilite dicono: se si continua questo passo, il fenomeno in crescita, fra 50 anni l'Europa non sarà più quella che abbiamo conosciuto, ma già fra 20 anni non sarà più. Le popolazioni verranno totalmente sostituite, un altro modo di essere. Questo è l'effetto ultimo, la distruzione. Dalla rimozione siamo arrivati alla distruzione, la sostituzione dei popoli. Un incipit che risale a un autore tedesco, uno scrittore nazionale popolare, così, legato, studioso delle culture e tradizioni tedesco della sua terra, molto conosciuto all'inizio del Novecento, almeno fino alla prima metà del Novecento, oggi totalmente scomparso. Questo incipit è anche l'epitaffio sulla pietra che costituisce la sua lapide, la tapida della sua tomba. C'è una colpa antichissima e sempre nuova: non restare fedeli a se stessi, non restare fedeli al proprio popolo. Lui è morto prima dello scoppio della guerra mondiale, ha voluto che questo epitaffio fosse presente. Non vorrei che questo epitaffio fosse poi l'epitaffio definitivo dei popoli europei. E ora vi chiedo un po' di pazienza, la memoria, l'eredità e la storia, per capire che il nostro dire no all'immigrazione, il nostro essere preoccupati, il nostro dire stiamo attenti, apriamo gli occhi, svegliamoci come italiani e come europei, ha radici e ha un substrato ben più poderoso dei fautori dell'assimilazione, dell'accoglienza, dell'ibridazione, della sostituzione dei popoli, di questa nuova società planetaria mondialista che fa comodo soltanto ai Soros, agli speculatori di turno, agli oligarchi di Bruxelles e anche di oltreoceano. Ha radici più profonde. Io vorrei che coloro, anche in questa campagna elettorale, che si battono a nome dell'identità, si proclamano patrioti, riconducono questo patriottismo a radici ben più profonde, attingano a queste radici profonde della nostra cultura, della nostra civiltà, perché a quelle soltanto noi ci possiamo attaccare. In ultimo scritto, prima di darsi la morte, Dominique Villeneuve, che era uno scrittore famosissimo, voleva ribadire questo senso di appartenenza e di identità con un passaggio molto bello, potrà apparire anche molto ridico, ma molto sentito, di un uomo che aveva più di 80 anni, che si sentiva in pace con se stesso e voleva che i suoi figli, i suoi nipoti, i pronipoti di generazione continuassero ad essere in pace con se stessi. In pace con se stessi non è un termine moderno, domestico, risale a una concezione che c'era nell'antica Roma. Quando un uomo si apprestava alla morte e voleva essere in pace con se stesso, la sua prima preoccupazione era quello di avere la certezza di non aver arrecato vergogna con la sua esistenza ai suoi antenati, alla gens, alla famiglia e a chi c'era prima, perché li avrebbe incontrati. E allora questa è la sua preoccupazione per cui le lasciava, non aver arrecato vergogna. Per cui uno stile retto, esemplare, come ci è stato tramandato da Seneca e dagli scorsi di Marco Aurelio, lo stoicismo romano, la rettitudine, la tenuta, la saldezza. Questo significa essere in pace con se stessi, essere saldi e retti, con lo sguardo dritto. Significa avere spina dorsale.
quella che agli europei e agli italiani oggi sembra mancare. Scrive Domenico Vermiere: io sono della terra degli alberi e delle foreste, delle querce e dei cinghiali, delle vigne e dei tetti spioventi, delle epopee e delle fiabe, del solstizio d'inverno e di San Giovanni d'estate. È una risposta a coloro che pretendono che l'Europa non sappia cosa essa stessa sia. È un modo per dire che cerco rifugio in me, più vicino possibile alle mie radici e non in una lontananza che mi è estranea. Il santuario in cui vado a raccogliermi è la foresta profonda e misteriosa delle mie origini. Il mio libro sacro è l'Iliade, così come l'Odissea, poemi fondatori e rivelatori dell'anima europea. Questi poemi attingono alle stesse fonti delle leggende celtiche e germaniche, di cui manifestano in modo superiore la spiritualità implicita. Del resto, non tira affatto una riga sui secoli cristiani. La cattedrale di Chartres fa parte del mio universo allo stesso tipo di Stonehenge o del Partenone. Questa è l'eredità che occorre assumere. La storia degli europei non è semplice. Essa è scandita di rotture al di là delle quali c'è dato di ritrovare la nostra memoria e la continuità della nostra tradizione primordiale. Quando parlo di Europa metto ovviamente da parte la cosa di Bruxelles. Penso alla nostra civiltà plurimillenaria, alla nostra comunità dei popoli. Da questo punto di vista un compito essenziale incombe sulla vostra generazione, parla ai giovani, e sulle seguenti: quello di annodare legami personali dappertutto in Europa, superando la routine e le barriere linguistiche. Zaino in spalla, voi dovete partire per incontrare ragazzi e ragazze della nostra grande patria europea, riscoprire luoghi altamente simbolici della nostra civiltà celtica, slava e germanica, irrigata dal flusso della tradizione greca e romana. L'Europa dei popoli è in sonno, schiacciata dal peso della sua dismisura e delle sue divisioni fratricide, senza contare le imprese incessanti per snaturarla. Gli europei sono oggi di fronte a sfide mortali, ma io sono fra coloro che pensano che le sfide siano generatrici di risvegli e di energie nuove. Dicendo questo, sono ben cosciente che io stesso non vedrò questa resurrezione. Ma nonostante questo, di tale risveglio delle energie europee io non dubito neanche un istante. Questa è la speranza che noi abbiamo. Non dubitare della resurrezione delle nostre migliori energie, come Dominique Vermeire, come Jean Raspail nel Campo dei Santi, come Norma Robertone, come in Guerriglia, come tutti coloro che credono che la memoria della propria terra e l'identità del proprio popolo siano beni preziosi da conservare nonostante tutto e nonostante tutti. Vi ringrazio per l'attenzione. Domande a Maurizio, approfittatene, è a vostra disposizione, e poi se qualcuno vuol comprare i libri e vuol farsi fare la dedica da Maurizio, lui è a disposizione. Avete domande da fare? Personalmente, come la vede? Come vede il futuro? È ottimista? Oppure per lei il countdown l'Italia è già iniziato e quindi dobbiamo aspettarci il peggio? Parlo d'Italia, non di Europa. Io non sono né ottimista né pessimista. Bisogna essere realisti, ci sono delle sfide da affrontare, per cui bisogna affrontarle con lo spirito proprio della nostra gente, dei nostri nonni, dei nostri padri, di coloro che hanno vissuto momenti estremamente drammatici, contenuta, con salvezza, poi sia quello che deve essere. Grazie. Qualcuno? Ma mi incuriosisce un fenomeno che insomma, sto vedendo, guardando tutti i giornali, tutto quanto, tutti questi atti terroristici che ci sono in Francia, in Germania, in Italia invece sembrano così assenti, no? E quindi niente, volevo capire se noi abbiamo un sistema di difesa talmente grande, nel senso talmente esperto da evitare tutte queste azioni e invece all'estero hanno delle mancanze, oppure se c'è un'omissione da parte della stampa di certi fenomeni o altre possibilità.
Ecco, come vede lei questo fenomeno di assenza di atti terroristici in Italia? Io ritengo che questi atti terroristici in Italia, che potrebbero tranquillamente accadere perché noi vediamo certamente che sono tante balle sul sistema di sicurezza e non sono certo le pattuglie dei militari che girano con un fucile d'assalto calibro 5,56 tra le mani che possono difendersi, cosa possono fare. Li vedete anche voi, no, forse a vostro nome, Torino, sì. Firenze, sì. Alla stazione girano i paracadutisti, Pisa. Girano con i fucili d'assalto, che succede? Si mettono a sparare in mezzo alla folla, vuotano un intero caricatore in tiro automatico, avrebbero finito di vivere. Sono forme esibizionistiche. In Italia non accade nulla perché noi siamo la porta, siamo terra di transito, passano. Al momento in cui in Italia qualcuno dirà basta, non entra più nessuno e userà il pugno di ferro per riportare, non dico un po' di ordine, ma un po' di correttezza, allora accadrà anche da noi. Il fatto di avere la porta Lampedusa, di essere questa porta spalancata, che tutto transita, per questo considero l'Italia inaffidabile, perché a noi passa di tutto. Da noi potrebbero entrare a Lampedusa con la batteria di Samsette sulle spalle e non se ne accorgerebbe nessuno. Si rivoltano, fanno, vedete cosa accade nei centri di accoglienza? Spaccano e distruggono tutto, entrano, escono, nessuno controlla, è vietato controllare. Fateli andare via, fateli varcare la frontiera. Se la gente viene bloccata la frontiera e torna indietro, è grazie alla gendarmeria francese, alla gendarmeria austriaca e agli altri, mica le nostre forze di polizia, i nostri se ne vanno via, da dove vogliono, e cioè, questi sono gli ordini che hanno. Purtroppo bene, rimangono costernati. Ai passaggi di frontiera con la Francia, la gendarmeria francese entra già sui treni che entrano in Francia, già in territorio italiano. Non aspetta che siano lì, perché non si fidano dei nostri controlli di frontiera. Allora, un mutuo accordo, la gendarmeria francese entra in territorio italiano, non di chilometri, sale direttamente sul treno insieme ai nostri agenti, ma prevalentemente entrano loro, i gendarmi, si fanno il treno per la frontiera e li scaraventano giù dal treno. Anche se dovremmo farlo noi, perché il territorio no. Noi non lo facciamo. Magari lo farebbero se l'ordine e le forze le potrebbero fare, ma non lo fanno. L'ordine è questo. Quindi, per ora, io ritengo che sia questo il motivo, non accade niente. Ci sono paesi che sono più nevralgici per la destabilizzazione dell'Europa. La Francia e la Germania sono paesi nevralgici per la destabilizzazione in Europa. Anche perché? Perché in Francia e in Germania il dato moto anche di risollevamento, anche di protesta, si è potuto canalizzare in maniera forte in determinate formazioni politiche, causando lo scandalo e la riprovazione del cosiddetto opinione pubblica civile, insomma. In Italia ancora questo non è avvenuto, per cui è una logica di dare avere. Altre domande? Una domanda è solamente aggiungere qualcosa. Prego. A Colonia, oltre allo scandalo di cui ha parlato prima lei, è successo qualcosa di molto più interessante, tra l'altro. Perché l'anno scorso il vescovo dell'antichiesa ha concesso ai tifosi del Colonia, gli ultras del Colonia, di celebrare la festa della squadra all'interno della cattedrale. Quarta meta di pellegrinaggio dell'antica Europa, reliquie dei re magi e tutto. Se gli stessi corpacciuti avessero difeso le fidanzate delle donne quella sera lì, invece di andare a profanare una chiesa cattolica in territorio cristiano, sarebbe stato meglio. Certo. Poi un'altra cosa sulla esportazione della civiltà europea: la più bella risposta è stata dopo la riconquista di Palmira da parte dell'esercito russo, un concerto d'archi in un tempio del 3000 avanti da Cristo. Gli americani avrebbero messo, senza offesa per nessuno, le tettone con la musica country a ballare con tanti altri. È un bel McDonald's, esatto, verissimo, sono perfettamente d'accordo. Assolutamente. Una domanda. Giusto, sono perfettamente d'accordo. Ok, volevo prima di chiudere ringraziare ancora Maurizio e Sonia per essersi spostati da Firenze qua, Luca, Andrea e Barbara per la collaborazione di questi giorni. Ci saranno altre conferenze. Volevo ringraziare dalla loro presenza anche Manuel e quelli del Circolo Proudhon, che fanno delle conferenze ad Aosta estremamente interessanti, e quindi vi invito anche ad assistere alle sue conferenze, perché sono state veramente, abbiamo assistito a una su Lenin, la figura di Lenin, che era veramente eccezionale. E poi voglio ringraziare Claudio Volante, non Violante, Volante,
del circolo culturale Lorient che ha ripreso, ha fotografato, ha fatto la video. La video apparirà su YouTube, quindi vedrete poi sulla pagina Facebook mia, di Andrea, di Luca, di Barbara, eccetera. Ci sarà poi tutta la serata, sarà riprodotta e sarà pubblicata, sarà poi messa su YouTube. Va bene, restiamo a disposizione per i libri. Maurizio, se volete parlargli personalmente qualche minuto, è a vostra disposizione e vi ringraziamo tutti veramente di cuore. E vorrei ringraziare anche Enrico, che non si menziona, ma lui ha coordinato questo evento con l'impegno, ha speso le energie, così come un militare al fronte cerca di combattere e portare a casa la vittoria. Bravo.